Le sorelle Marinetti, benvenute a Dorighe.com. Ciao. 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 Allora chiedo subito, essere anni 30, 40 nel 2017, com'è? Quali sono le reazioni del pubblico? Come state anche comunque, voi lo vivete sul palco in prima persona, quindi potete dirci anche qualcosa in più. Certo, il pubblico adora tantissimo quello che noi rappresentiamo, quelle favolose donne degli anni 30 e 40, sobrie, eleganti, timidamente sensuali e soprattutto moderne, come lo erano il trio Lescano, le nostre muse ispiratrici, che invece di stare a casa a far la calzetta erano dipendenti dell'allora AR della radio. Certo, invece questo è comunque un tributo, un ricordare questo periodo musicale molto, molto bello, storico, non così tanto, però qual è l'elemento che lega questa musica ad oggi? Perché comunque se questa musica è ancora apprezzata e comunque riscuote bel successo, ci sarà anche un motivo. La qualità della musica, che noi interpretiamo e le canzoni meravigliose che a quell'epoca allietavano la gente italica che viveva un periodo un po' difficile. Poi c'è questo disco che è uscito da pochissimo, la Famiglia Canterina, che sono 18 brani, sono tantissimi, e come sono stati scelti? Credo che non avete tirato fuori niente, oppure se l'avete lasciato fuori è ancora... Ma in realtà abbiamo dovuto fare una bella cenita, una bella scelta dei vari brani. I brani sono tantissimi, appunto, mentre sia brani strumentali dove si ascoltano non solo il maestro Christian Schmitz, che ci accompagna da 10 anni oramai, anche per quanto riguarda la scelta dei nostri brani, ma anche quella di Alberto Ferrari, che si occupa di clarinetto e si melodi, e Francesco Giorgi, che suona appunto il violino. In più ci sono questi due altri artisti che lavorano con noi, ovvero Jacopo Bruno e Francesca Nerozzi, che sono all'interno di questo disco, e presentiamo ben 18 brani, facendo una scelta tra tantissimi altri brani che abbiamo preparato insieme al maestro e che purtroppo non riusciamo ancora a fare se non live. Ecco, quindi veniteci a vedere, mi raccomando. Un brano vostro preferito a testa? Ah, per me c'è La Mia Mezzo al Mare, uno dei brani che mi diverte di più e dove siamo veramente con tutta la nostra famiglia, perché ci sono anche Jacopo e Francesco con noi che cantano. Quindi è ben divertente, mi diverto tantissimo ogni volta. È difficile scegliere, t'aspetterò al caffè. Ma invece per quanto mi riguarda il mio preferito è O Boom, che tra l'altro è contenuto nell'album della Famiglia Canterina, in cui appunto oltre che noi tre, Jacopo e Valentina, abbiamo la possibilità di cantare addirittura 7 voci insieme a il maestro Christian Schmitz e il maestro Adalberto Ferrari, che quindi posano momentaneamente la veste di musicisti per passare anche loro dal lato del microfono e quindi creare questo impasto addirittura 7 voci, come abbiamo detto prima. Certo, voi siete un fenomeno musicale, teatrale, ma anche comunque nel look. Potete raccontare, insomma, l'outfit perfetto di una sorella Marinetti, ecco, il momento Eccola, fashion blogger. Guardate la nostra turbina, no. Ma in realtà c'è stata una bella ricerca sugli abiti, sul trucco, però sempre molto molto delicato, per niente volgare, molto sobrio, e poi gli abiti dell'epoca erano di fattura sartoriale. Ok, invece avete fatto Sanremo, il Blue Note, sì. Il vostro prossimo sogno in cui volete arrivare, un obiettivo che vi piacerebbe raggiungere? Continuare per ancora tanti anni a portare in lungo e in largo questo progetto in tutta Italia, avere la possibilità di far riscoprire al pubblico ancora più canzoni. E per concludere, ma questa musica tornerà mai in radio secondo voi? Sì, secondo me tornerà sicuramente in radio, come è ritornata, appunto uno dice queste canzoni tanti se le erano dimenticati e adesso sono tornate così in voga, perché la musica non ha tempo, questa musica soprattutto è proprio musica ed è tornata in voga. Ok. Fortissima, fortunatamente. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.